Sì, siamo con mister Agenore Maurizi, una sconfitta quest'oggi qui a Nodaresco, ma nonostante le tante difficoltà il Roma City ha comunque messo in campo voglia, cattiveria e tante occasioni. Sì, abbiamo creato molto nonostante avessimo 8-9 defezioni, però questo lascia il tempo che trova, poi contano i risultati e quindi niente, siamo usciti sconfitti per meriti del Nodaresco logicamente, ma anche per dei meriti nostri, perché poi anche se avevamo delle defezioni comunque dobbiamo essere più determinati nelle occasioni quando la palla è venuta in area di rigore. Praticamente loro alla prima occasione ci hanno fatto gol, la seconda calcio di rigore e quindi siamo partiti pronti via 2-0 e abbiamo avuto palle anche per fare i due pari e fare i tre pari, quindi non si può dire che non abbiamo creato, ma come in altre occasioni di inizio anno siamo stati poco determinati negli episodi dei loro gol, di qualche azione, oltre a qualche gol anche in qualche altra azione poco determinati, e questo è il nostro più grande difetto. Diciamo più errore di singoli rispetto agli errori di squadra. Beh, diciamo errori di singolo quando c'è un calcio di rigore, quando c'è una palla su un calcio d'angolo che rimettiamo in area, non c'è una copertura, così può essere anche un aspetto tattico, però ecco, sì, abbiamo regalato 3 gol e questo ci è costato la partita. Abbiamo visto molto arrabbiata per qualche episodio arbitrale, se ci vuole dare la sua versione. No, beh, l'arbitro oggi era all'esordio e quindi come tutti gli va dato atto che non era facile, e mi è sembrato proprio molto incerto e vabbè, ma questo anche la mia ammonizione, cioè è la seconda, terza volta che mi ammoniscono perché se la prendono con un componente della panchina, e quindi non so se sia una cosa proprio giusta, però devo essere ammonito perché io protesto io, non perché qualcuno dice qualcosa in panchina, però ci sta, è la prima partita che abbiamo in Serie D e quindi non mi va di fare polemica con l'arbitro, insomma ci mancherebbe altro, dobbiamo vedere dove stanno i nostri errori. Alla prima giornata c'era stato quel 6-1 sul Nodaresco, quest'oggi invece venite qui a Nodaresco, raccogliete 0 punti, insomma è cambiato qualcosa anche nella squadra avversaria che avete in coppia? No, il Nodaresco all'andata mi fece un'ottima impressione e oggi ha vinto, ma secondo me non ha giocato. Il calcio è fatto di tantissimi episodi, oggi gli episodi sono andati molto a favore del Nodaresco e come sono andati a sfavore la prima partita, magari c'erano, però mi sembra una squadra molto solida, ma vuol dire, sono due buone squadre, oggi noi eravamo molto rimareggiati, ma questo non vuol dire che abbiamo perso per questo, onore al Nodaresco e bocca al lupo per proseguire il campionato.